La tromba d'aria del 4 luglio dello scorso anno ha lasciato sicuramente il segno anche nel comune di Piadena, che tra impedimenti e burocrazia sta cercando di ripristinare il palazzetto dello sport. Questa tromba d'aria, la quale ha scoperchiato il tetto del palazzetto, qui è volato via tutto completamente, quindi la copertura e soprattutto i pannelli fotovoltaici, che quindi hanno fatto vela, e quindi i pannelli fotovoltaici volati via dovuto proprio a questa tromba d'aria si sono riversati sul vicino palatenda, di cui vedete adesso solo la struttura centine. Risultato, ci siamo messi subito all'opera. Purtroppo ci sono stati dei ritardi, ma i ritardi sono dovuti alla parte burocratica e alla parte soprattutto assicurativa. Nell'arco di un mese partiranno i lavori per completare e porre al di sopra del tetto i pannelli fotovoltaici, perché ricordiamo all'incirca un 50.000 euro l'anno di produzione di fotovoltaico. Diverse sono le sorti del palatenda. Non siamo noi proprietari di questa struttura, ma il proprietario è la banca, la BCC, e noi stiamo pagando il leasing, ma non possiamo neanche metterci le mani perché non è di nostra proprietà. Quindi non possiamo spendere i soldi della comunità, queste sono le leggi dello Stato italiano secondo la Corte dei Conti, su dei beni che non sono di proprietà comunale. A pagarne le conseguenze delle vicissitudini sfortunate del palatenda è la squadra ASD Volley Piadena, che deve appoggiarsi alle palestre vicine per gli allenamenti. Il comune ad oggi si fa carico delle spese di noleggio di queste strutture, strutture che a breve chiuderanno per ristrutturazione, scatenando così l'ira della squadra in B1.